Vice governatore Riccardi, siamo davanti al crollo del ponte di San Martino ad Ovaro, c'è già una stima dei danni, come si intende intervenire? Sì, io sono venuto qui oggi perché il vicepresidente del Consiglio regionale Mazzolini mi ha chiesto di intervenire, quindi sono venuto a rassicurare che la Protezione Civile regionale sta svolgendo tutte le attività necessarie. Questa è un'opera che non determina l'incolumità e il rischio della vita delle persone, quindi fa parte di una seconda categoria rispetto invece alla prima parte. E noi su questo stiamo facendo la stima puntuale, sappiamo, le nostre indagini ci dicono che il ponte non ha una compromissione dal punto di vista statico, dovremo rifare la spalla, dovremo riproseguire con la scogliera come abbiamo già fatto essendo intervenuti immediatamente a seguito del maltempo, stimiamo un intervento di circa 700.000 euro e contiamo di completare le attività progettuali con tutte le autorizzazioni per il mese di marzo per poi avviare i lavori che dureranno 4-5 mesi. Quindi un intervento previsto, già calendarizzato, che rassicurerà la comunità di Ovaro e risolverà i problemi che, ripeto, sì, sono gravi ma riguardano il disagio delle persone, non riguardano la loro vita. Dove invece interverremo con tutte le misure di urgenza una volta che avremo individuato puntualmente tutte queste misure, conosceremo le risorse che lo Stato ci metterà a disposizione e si aggiungeranno ai 6 milioni e mezzo che sono già stati avviati per i primi interventi e i 43 milioni che la Regione ha già messo a disposizione. È una macchina complessa sulla quale siamo impegnati. Dispiace avere raccolto qualche testimonianza dove dice che noi abbiamo abbandonato questa terra. Io credo che la dimostrazione dell'impegno e delle giornate che abbiamo attraversato qui prima, dopo e lo faremo anche in futuro sono la testimonianza dell'impegno della Regione su questo fronte a beneficio di queste popolazioni.